È la prima volta che vengo nel Parco Nazionale del Circeo, ne ho sempre sentito parlare, ho sempre sentito parlare dell'Agropontino, insomma del promontorio del Circeo, ma non ero mai stata, è la mia prima volta. Incredibile, io ho avuto anche la fortuna di vederlo dall'alto questo territorio, è effettivamente spettacolare, cioè quindi questo contrasto fra questa natura selvaggia, no, della foresta del Circeo e poi ahimè magari la zona più contaminata dall'agricoltura intensiva è veramente incredibile, soprattutto poi vedere anche questo contrasto, no, con il blu del mare, con questa costa meravigliosa, le dune e poi ieri proprio sono stata a visitare questo allevamento, delle bufale e lì mi sembrava veramente di non stare in Italia, di stare non so, ma nella savana oppure di stare in posti completamente diversi da quelli a cui siamo abituati in Italia. A me piacerebbe se riesci a metterti con una camera bassa, ma basta che... Guarda questo. Attenzione, silenzio per tutti, 3, 2, 1, azione, Dani! Sembra quasi di vedere enti da tutte le parti, invece sono gli animali che popolano. Qua siamo in una piscina che si becca, che sono queste depressioni di terreno che siamo formati, penso che possiamo portare via l'acqua dalla foresta per... siamo stati fortunati. Infatti, vedi, camminando. Vai. 27,96. Bravissimo. 3, 2, 1, azione. Siamo nell'agricoltura, se vogliamo schematizzare possiamo pensare a favorire l'agriturismo, aiutare a favorire anche la multifunzionalità dell'azienda, aiutare le produzioni di qualità. Nel campo del turismo potremmo pensare alla destagionalizzazione e altre attività che permettano una qualità di servizi idonea. Insieme facciamo. Esatto, mi sembra un buon finale. Io vi ricordo, se volete rivedere questa puntata, andate sul sito Rai Play, e vi ricordo i nostri social, Facebook, Twitter, Instagram, quindi iscriveteci, mandateci i vostri video, riguardate le nostre puntate e adesso vediamo Patrizio che tirerà le conclusioni con il presidente del parco. A te. Io non lo conoscevo, no, devo dire che non lo conoscevo. Io invece sì, ho insistito per venirci perché è un posto meraviglioso e abbiamo fatto una puntata strepitosa non per merito suo. Ma sicuramente neanche per merito suo, ma se puoi girare ti faccio vedere se viene strepitosa la puntata è per merito suo. Vabbè, vi ringrazio, insomma, però siamo una squadra, la squadra di Linea Verde, e siamo una squadra fortissima, quindi insomma per fare una buona puntata bisogna stare in posti belli ma anche fare squadra. Mi raccomando. 30 aprile 1, 12 e 20 Linea Verde, Parco Nazionale del Circeo, Agropontino, e Stefano Gallo purtroppo. Ciao!